Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a via San Giovanni Bosco, Soverato. Si è svolta in piazza Prefettura la prima sagra del pesce Catanzaro Città del Mano, organizzata dall'amministrazione comunale di Catanzaro. Abbiamo ascoltato per noi, alla nostra emittente, l'assessore al turismo del comune di Catanzaro Rita Cavallaro, il presidente dell'associazione Trivonà, il professor Trestevere, e il consigliere comunale Franco Galante. Abbiamo pensato di portare questa sagra del pesce con grande meraviglia anche da parte degli abitanti del centro storico, ma sicuramente accolta con entusiasmo, perché abbiamo voluto dimostrare che la città è una sola, e anche l'uso e il consumo del pesce sulle tavole chiaramente è qualcosa, un valore aggiunto rispetto al discorso alimentare e nutrizionale che oggi come oggi va chiaramente affrontato. Non a caso abbiamo invitato anche il dottor Vincenzo Capilupi, che sta proprio in questo momento affrontando con una serie di famiglie delle problematiche legate all'importanza del consumo del pesce sulle tavole e soprattutto nella dieta mediterranea. Dottor Capilupi, in questa manifestazione del pesce lei a breve spiegherà i benefici appunto del pesce, ce li può spiegare brevemente ai nostri microfoni? Allora, il pesce è un alimento estremamente importante per l'alimentazione umana, contiene principi attivi come le proteine ad alto valore biologico che ci servono per tutto quello che è l'accrescimento e il ricambio giornaliero che abbiamo dei nostri tessuti. In più ci sono vitamine A, vitamina D, vitamina PP, che sono vitamine che servono specialmente la D per la sintesi dell'osso, quindi importante anche per la prevenzione dell'osteoporosi. E in più ci sono acidi grassi polinsaturi di grandissimo valore che stanno emergendo appunto proprio queste grandi potenzialità che hanno nei confronti della nostra salute. Quindi il pesce è un alimento completo che tra l'altro dovrebbe essere mangiato almeno 4-5 volte alla settimana, mentre noi per esempio nel sud Italia lo mangiamo molto poco. Parlo di pesce fresco, perché già il pesce che già è pronto, quello che è fatto, che è già precotto, non ha la stessa quantità di omega 3 che c'è il pesce fresco. È una importante manifestazione per tutta la città di Catanzaro, già vediamo che c'è un bel movimento di persone, di cittadini, quindi per noi questo è un segnale di positività. E girando un po' sento pareri abbastanza positivi in merito alla manifestazione, di questo io come presidente dell'Associazione Culturale Trivonà sono felice e quindi mi auguro che tutto proceda per il verso giusto come tutti ci auspichiamo. A fine serata poi ci sarà dopo il dottor Capilupo che parlerà della bontà del pesce e delle qualità del pesce azzurro in particolare. Ci sarà la rappresentazione teatrale di un lavoro della mia compagnia che sarà L'Ovice du Frisco, una commedia in due atti scritta da Sergio Pisano. E quindi ci auguriamo che la serata si concluda al meglio. Sì, e ne piglio atto, grazie, ringrazio il sindaco, l'assessore, i cittadini tutti, e, come dire, cercare di smussare, anche se io ritengo che non ci siano campanilismi fra Lido e Catanzaro, la città è unica, la città per me abbraccia da Sant'Elia, zona Catanzaro, e finisce a zona Lido Rocelletta, quindi per me la città è unica, è una città splendida, è una città magnifica, spero che ci integreremo sempre di più, perché uniti si vince in tutto e per tutto.